Buonasera, bentrovati. Appuntamento con SOS Arezzo TV. Buonasera, Giuseppe. Ciao Fabio. Allora, questa sera sarà una puntata un po' diversa perché dobbiamo purtroppo raccontarvi una storia. No, una Una vergogna. tu la definisci una vergogna. Siamo a casa, infatti, del signor Maurizio. Buonasera. Buonasera anche a voi, grazie per essere venuti. Allora, Maurizio, disabile, al 100% disabile dalla nascita? Dalla nascita agli arti inferiori. Agli arti inferiori. Vive in questa abitazione. Ecco, vogliamo raccontare, prima di spiegare, perché il motivo per cui siamo qui è che gli è stato intimato lo sfratto, no? Da parte del comune di Capolona, dove ci troviamo. Allora, da quanto abiti qui? Da 4 anni. Prima dove abitate? Sempre nelle ex scuole, sempre del comune di Capolona, però San Martino sopra Arno. E come sei arrivato ad abitare invece in questa casa? Nel 2012, iniziato nel 2009, poi nel 2012 il comune, l'amministrazione Broci ha visto che quella casa non era più, secondo loro, idonea per infiltrazioni o qualcos'altro, e allora mi hanno mandato qui. Provvisoriamente, c'era anche un contratto che dovevano fare delle case, degli appartamenti anche là. Poi dopo è morto lì, sta quasi cascando. Quindi sei rimasto qui e tu sei in graduatoria per le case popolari, Sì, giusto? no, sono già in graduatoria dal 2013 e sto aspettando che me la confermino, però invece purtroppo è stato incontrato. Ecco, quando hai saputo che il comune ha chiesto di lasciare questo immobile? A me mi è scaduto il contratto a luglio, 2 mesi prima, insomma, appena è arrivata la lettera. 2 mesi prima. E il contratto è con Arezzo, con chi ce l'hai? Con Arezzo Casa? L'ultimo con Arezzo Casa. Ma io dico una cosa, Maurizio. Tu hai mai detto che hai contratto 2 anni più 2 anni. Sì, però nel frattempo è cambiata, quanto io l'ho saputa, poi non te la posso specificare perché nello specifico non lo so di preciso, però a metà dei 2 anni dopo, 2 anni sono già fatti col comune, il rinnovo automatico di altri 2 anni, a metà è cambiata la legge e allora ho fatto il contratto con Arezzo Casa, gli ultimi 15-18 mesi, era per bene, non me lo ricordo. No, vorrei fare una domanda a Arezzo Casa, che se ci ascolta, al Comune di Caprona. Per legge gli affitti sono 4 anni più 4 anni, quindi 4 anni più 4 anni rinnovabile. Perché lui 2 anni più 2 anni? C'è una normativa specifica per quanto riguarda le case popolari? Non mi sembra, perché la legge prevede questo, oppure 3 anni più 2 se sono agevolati e così via. Quindi, perché è così breve il contratto d'affitto quando per legge minimo sono 4 anni più 4 anni rinnovabile? Ecco, la comunicazione che dovevi lasciare questa casa, da chi ti è arrivata? Dal comune di Dal Capolone. Comune di Capolone. No, no, non gli è arrivata la comunicazione, questo lo dico io, non lo Sì. dice lui. Gli è arrivata l'intimazione. Discorso è diverso. No, diverso, molto diverso. Io dico la lettera. Una lettera Sì. che ti chiedeva di lasciare il mondo. Sì. Tu non l'hai fatto. No, e allora mi è arrivato, la prima volta è arrivata la lettera che alla scadenza del contratto dovevo uscire. Dopo mi è arrivata Intimazione. l'intimazione, che dopo 30 giorni dovevo uscire, e dopo è arrivato lo sfratto che in pratica io il 31, cioè ora in questi giorni dovevo già lasciare l'abitazione. Ecco, però tu sei, appunto, hai detto sei disabile al 100%, non sai dove andare. No, perché sapevo dove andare, non è che stavo qui a Certo. farmi. Cioè, com'è possibile che si tolga un'abitazione, ecco, a una persona delle tue condizioni? Cioè, che cosa ti hanno detto? Più che altro, nello specifico, perché più che altro ci parlo all'avvocato, a me mi hanno detto soltanto che dovevo uscire. Però non è che mi hanno. Perché per loro quel contratto finiva lì e non si poteva fare soltanto la graduatoria. Nella graduatoria non ci potevo, non ci dovevo, non ci rientravo perché ero troppo basso, non lo so di preciso. E siccome mi hanno detto che dovevo andare Ma il sindaco in persona ti ha detto mai niente? via. Sì. Allora, Maurizio, facciamo una cosa. Domani mattina, se effettivamente devi lasciare per forza questo immobile, ci chiami, si smonta il letto, si porta in comune. A me, ma ci siamo detto.
No, perché il problema è questo. Magari pensano che questo ragazzo abbia possibilità alternative, visto che i genitori comunque gli danno una mano, e giustamente devo andare, come fai? Come ha detto lui, vengo qui a dormire per accudirlo, soprattutto per mettere la lettera la mattina, per alzarlo, lavarsi e cavolivare, fare tutto quanto necessario. Ma pensano che, essendo i genitori abitanti da un'altra parte, lui possa andare a stare con i genitori. Questo più non è giusto, perché lui è libero di fare ciò che crede, maggiorenne, e quindi è in grado di intendere e volere, e fa quello che crede più opportuno, e non si può obbligare a fare una certa cosa. In secondo luogo, ti vorrei portare a vedere dove abitano i genitori. Con tutto il rispetto, per lui non è possibile. Non è possibile, perché ci sono delle barriere architettoniche insormontabili. Una quarantina di scaline in pratica. Esatto. Anche nella casa di campagna c'è una salita che non finisce mai. Bagno non c'è. Quindi dove va questo? Cioè, però spieghiamo per far capire, no? Quindi in sostanza loro dicono che tu potresti andare a abitare, cioè che non avresti bisogno di questa casa perché potresti abitare con i genitori, loro dicono questo. Sì, no, lo dico la voce, Sì, no, non ho scritto, no. Però sostengono? Hanno sostenuto anche questa cosa qui, insomma, ecco. Però in pratica se era possibile, cioè dove stanno i miei, cioè non è possibile montare né un montascale, perché vado a finire sulla strada, e la casa fa il perimetro della strada, è impossibile ugualmente montarci anche un ascensore, se no l'avrei fatto, non sarei venuto qui, oppure non starei a dover combattere una cosa quando, se fosse stato possibile, l'avrei fatto da me, ecco, che è ancora un po' di dignità e un po' di rispetto. Mi piace averlo e piace darlo. Qui a un certo punto mi sembra anche che mi venga tolto, però. Comunque tu fino all'ultimo ovviamente non lascerai questa abitazione. No, perché o vado in comune dove lavoro, che poi è anche brutto, perché veramente chiunque ha dove combattere con avvocati e stare a dover lavorare nello stesso ente. Però è anche un avvocato che ovviamente sta seguendo questa vicenda, quindi farà dei passi, immagino. Sì, sì, già sta andando avanti tutta la pratica, adesso poi dopo sullo specifico bisogna... Lui è in graduatoria, hai detto, no? Quindi avrebbe diritto alla casa, però la casa non c'è, insomma, in sostanza. No, la casa non c'è. Cioè, intanto deve lasciare questa casa e poi chissà. Esatto, va in comune, secondo me, e poi abita lì e poi si starà a vedere. Voglio vedere chi viene domani mattina a fare lo sfratto. Vigili del comune di Capolona? Penso sì. Voglio vedere con che coraggio affrontano questo problema i vigili del comune di Capolona domani mattina. Vigili del Capolona, e penso anche l'incaricata e chi è addetto a fare questa cosa. Io Maurizio, non so quanto ci penserà l'avvocato, ma secondo me domani mattina dovresti chiamare anche i carabinieri. Non lo so, ecco, vediamo. Beh, un po'. Io sicuramente dovrei chiamare anche a... Ovviamente seguiremo lo sviluppo, magari veniamo anche noi domani mattina a seguire quello che succede. Cioè, se vengo alle 9:30 domani mattina sono qui. Almeno è scritto così nel foglio. Vabbè, domani mattina alle 9:30 veniamo a vedere cosa succede. Dai. Maurizio, speriamo che ovviamente che tutto si risolva per il verso giusto. Però anch'io, che in pratica... Non è che voglio star qui perché voglio star qui. Sto qui perché non ho avuto altre alternative, perché sono andato anche a vedere altre case, ora scusa se mi dilungo, in affitto, ma purtroppo nessuno mi dà una casa in affitto che devo smontargli un bagno e poi rifarglielo come serve a me. E più in compra mi è impossibile, perché a 50 anni sono andato a vedere anche in banca gli appartamenti nuovi sotto 140, 130, 150 mila euro, non li trovo, con due camere, un bagno, mi serve due camere, un bagno, una cucina, non dico la sala, però allo stesso tempo, perché bene o male, non quanto perché ci sta dormendo adesso in mia la notte, però bene o male, io ho bisogno di un accompagnatore, e l'accompagnatore per legge non può stare nella stessa camera della persona che assiste. Secondo me, non è che ho cercato di avere qualcosa in più di quello che mi si aspettava per legge, mi era stato dato questo, ora sembra che me lo vogliono togliere in tutte le maniere. Grazie, ci vediamo domani. Va bene, ciao.